Oggi parliamo di Rigoletto, una delle più importanti e più conosciute opere di Giuseppe Verdi, che tra l'altro fa parte di quella che viene oggi chiamata la trilogia popolare. Rigoletto, Traviata e Trovatore sono certamente le opere più conosciute del grande maestro. E nello specifico Rigoletto, secondo alcuni scritti del maestro Verdi, era l'opera che lui stesso preferiva. Un'opera del 1851, estremamente innovativa. Verdi teneva moltissimo quest'opera ancora prima di iniziarla a scrivere, proprio partendo dal soggetto di quest'opera, che è un dramma di Victor Hugo del 1832, che si intitola Le Roi s'amuse, il re si diverte. Nel caso del dramma di Victor Hugo, che ha passato tantissimi problemi di censura, che poi gli ha passati anche Rigoletto, il re era Francesco I, un re francese del 1500, ma Verdi, cercando di deviare i problemi di censura, lo spostò al Ducato di Mantova. Anche se in realtà poi ebbe comunque problemi di censura, non tanto sull'argomento, quindi di un potente che si diverte, ma quanto più sul fatto di portare in scena Rigoletto, che nel dramma di Hugo si chiamava Triboulet, quindi c'è anche un'assonanza del nome, Rigoletto che appunto era un gobbo. Quindi portare un emarginato sul palco fu certamente un elemento di grande novità di quest'opera. Un gobbo che faceva il giullare di corte. E allora andiamo a scoprire alcuni dettagli, alcune curiosità di quest'opera e di questo giullare di corte. Ma prima ci tenevo a leggervi alcune parti di alcune lettere che Giuseppe Verdi scrive a Francesco Maria Piave, che era il librettista, è stato il librettista di Rigoletto e che poi ha fatto anche altre opere, è stato librettista di molte opere di Giuseppe Verdi, per farvi capire quanto Giuseppe Verdi tenesse a Le Roi s'amuse, a questo soggetto. E Verdi scrive: «Oh, Le Roi s'amuse è il più gran soggetto e forse il più gran dramma dei tempi moderni. Triboulet, ovvero Rigoletto, è creazione degna di Shakespeare. Altro che Ernani, è soggetto che non può mancare. Tu sai», si riferisce a Francesco Maria Piave, «tu sai che 6 anni fa io esclamai, sì per Dio, ciò non sbaglia. Ora riandando diversi soggetti, quando mi passò per la mente, Le Roi fu come un lampo, un'ispirazione, e dissi la stessa cosa, sì per Dio, ciò non sbaglia». Quindi veramente una convinzione estrema. E poi ripete in un'altra lettera successivamente: «il miglior soggetto in quanto ad effetto che io abbia mai posto in musica». Quindi qua già ci fa sentire Verdi quanto fosse affezionato a questa sua opera appena sfornata. «Vi sono posizioni potentissime, varietà, brio, patetico. Tutte le peripezie nascono dal personaggio leggero, libertino del duca, il duca di Mantova, da questo i timori di Rigoletto, la passione di Gilda, che formano molti punti drammatici eccellenti e fra gli altri la scena del quartetto, che in quanto ad effetto sarà sempre una delle migliori che vanti il nostro teatro». Con queste parole di Giuseppe Verdi certamente siamo ancora più incuriositi di entrare dentro una pagina di musica incredibile. In questi 250 anni io penso sia stata eseguita migliaia di volte. Ora, Rigoletto in tutti questi anni ha avuto, diciamo, delle modifiche e delle, diciamo, quelle che vengono chiamate tradizioni, ovvero si devia da quello che è scritto in partitura per cercare degli effetti virtuosistici dei cantanti o per ricalcare magari un momento, un carattere particolare, un accento drammaturgico della storia, senza rispettare esattamente quello che l'autore scrive. Non sono qui a dire che è un peccato mortale o che sia sbagliato per forza farlo. Ci sono tante scuole di pensiero e alla fine la verità forse è sempre nel mezzo, però penso che sia utile leggervi alcune righe che Verdi stesso scrisse
proprio a proposito dell'invenzione e della creatività di alcuni direttori e di alcuni cantanti sulle note e sull'interpretazione appunto delle sue opere e nello specifico di Rigoletto. Allora lui scrive nel 1871, quindi 20 anni dopo aver scritto Rigoletto, scrive «Sulla divinazione dei direttori e sulla creazione ad ogni rappresentazione». È la strada che condusse al barocco e al falso l'arte musicale alla fine del secolo passato e nei primi di questo, quando i cantanti si permettevano di creare le loro parti e farvi in conseguenza ogni sorta di pasticci e controsensi. No, io voglio un solo creatore e mi accontento che si eseguisca semplicemente ed esattamente quello che ha scritto. Io non ammetto né ai cantanti né ai direttori la facoltà di creare, che, come dissi prima, è un principio che conduce all'abisso. Quindi una lettera molto cruda e netta. E poi scrive, invece, riguardo proprio a Rigoletto, qualche riga. Ho ideato il Rigoletto senza arie, senza finali, con una filza interminabile di duetti, perché così ero convinto. Se qualcuno aggiunge, ma qui si poteva far questo, là si poteva far quello, io rispondo, sarà benissimo, ma io non ho saputo far meglio. Quindi un'altra indicazione sul fatto che lui avesse veramente studiato ogni nota di quest'opera. Poi c'è da domandarsi in che contesto siano state dette queste parole, perché magari 150-200 anni fa veniva veramente creato l'inverosimile, quindi siamo molto lontani da quelle piccole libertà che ci si prende al giorno d'oggi. Però penso che prima di ascoltare, analizzare un'opera così importante, sia anche importante e interessante vedere che cosa Giuseppe Verdi, tramite i suoi scritti, ci ha tramandato.